Successi Glesiente, dove l'incidenza di questa malattia è particolarmente elevata. Ilenia Mura. È stata anche una nostra battaglia quella di cercare di ottenere nel territorio di Successi Glesiente un centro di diabetologia pediatrica che fosse abilitato alla prescrizione e all'impianto dei microinfusori. Stop ai disagi e stop ai viaggi estenuanti verso altri centri specializzati del Cagliaritano. La Regione ha appena dato il via libera all'attivazione del centro di diabetologia pediatrica al CTO di Iglesias. Grazie alla battaglia delle associazioni e l'impegno dei medici del territorio, ai piccoli pazienti del Sulcis potrà essere prescritto anche l'uso del microinfusore. Assolutamente indicato sia per gli adulti che per i bambini. Non può essere usato nei bambini molto piccoli, però sicuramente non appena il bambino è in grado di gestirlo è una cosa assolutamente corretta utilizzarlo, perché il compenso metabolico è senz'altro migliore. E diciamo che grazie alla presenza anche di personale competente abbiamo inteso riorganizzare il servizio di diabetologia, anche attivando dei nuovi servizi come appunto un ambulatorio dedicato. Una battaglia è vinta, però come associazione avete registrato e continuate a registrare diversi problemi nelle scuole del Sulcis. Siamo in attesa ormai da 2 anni che venga formato il personale anche docente che sia in grado di poter gestire eventuali problematiche. Si parla di un'eventuale gestione di un'ipoglicemia o di un monitoraggio di una glicemia.